Dobbiamo incontrarle queste categorie, parlare delle relazioni industriali, affrontare il tema di quella riforma fiscale che doveva essere la bandiera, era in qualche modo la parola d'ordine, la chiave che doveva aprire, apriva le porte non solo del consenso ma della partecipazione. Beh, amici miei, non è Futura Libertà che fa il grillo parlante, non è Fini che ce l'ha con Berlusconi, non è la polemica fine a se stessa, è un dato drammatico di realtà il fallimento del PDL anche nel fatto che purtroppo la pressione fiscale non soltanto non è diminuita, ma negli ultimi tempi tende drammaticamente ad aumentare. E se vogliamo evitare di scambiare ogni momento per una campagna elettorale e quindi far trionfare la propaganda, beh, Futura Libertà dovrà, magari in Parlamento, ma parlandone con la società, ascoltando le categorie, incontrando i corpi sociali, avere il coraggio di una scelta. Se le risorse sono limitate, e da questo punto di vista ringrazio Mario Baldassarri, tra le tante cose che ha detto, ha ribadito che noi non siamo il partito della spesa pubblica, della spesa facile, dell'indebitamento, siamo altro. Se le risorse sono quelle che sono, una forza politica seria, riformatrice, che ha certi valori di fondo, che vuole alzare certe bandiere di cambiamento, si assume la responsabilità di dire da dove si parte per una riforma fiscale, qual è la priorità. Non si può continuare a dire con un videomessaggio, con uno spot, ridurremo le tasse alle famiglie, alle imprese, e poi vedere nel corso dei mesi che non soltanto le tasse non si riducono, ma addirittura, se fosse passato quello sciagurato federalismo fiscale, le imposte comunali sarebbero aumentate. Poi vallo a spiegare al cittadino che è in ragione del fatto che la Lega vuole alzare la sua bandierina. Una politica legata quindi ad un patto per la crescita, ad un patto per il lavoro, quel lavoro che rappresenta per i più giovani un miraggio, 29% di disoccupazione giovanile, il dramma, il fallimento non di un governo ma di una società, milioni di ragazzi che non lavorano e non studiano, parcheggiati ai margini, del tutto privi non soltanto di una voce, del tutto privi della possibilità di una salita sociale, ma privi di una dignità. Milioni di nostri figli che vengono in qualche modo messi ai margini da una politica che non si pone il problema dell'altro grande patto. Non c'è solo necessità di un patto per il lavoro e per la ripresa, c'è necessità di un patto tra le generazioni. C'è la necessità di dare a questi ragazzi la speranza di poterlo costruire un futuro migliore. E perché l'elemento più bello di Futura Libertà è questa presenza entusiastica di tanti ragazzi, molti dei quali non hanno mai fatto politica, si avvicinano adesso per la prima volta. Perché al di là dei nostri meriti, ammesso che ci siano i nostri meriti, hanno capito che per noi la politica non è soltanto il contingente, la politica non è soltanto il giorno per giorno, ma è il tentativo ambizioso di un progetto che riguarda il domani. Quando, lo ha detto Benedetto, lo hanno detto gli amici che hanno curato il lavoro in commissione, si parla di un welfare delle opportunità, si parla della possibilità di offrire ai nostri ragazzi quelle forme di accompagnamento temporaneo da parte dello Stato. Non si tratta di assistenza, non si tratta di sussidi, si tratta di politiche attive da parte della cosa pubblica per rimuovere delle disparità e per garantire delle opportunità che siano alla pari tra nord e sud e che siano alla pari tra chi nasce in alcuni ambienti e chi nasce in altri. C'è un aspetto, amici miei, che è semplicemente drammatico. Non è soltanto, come diceva Italo, il fatto che non c'è più l'ascensore sociale. Il fatto è che non si è ancora ben definito che cosa si debba intendere per davvero per una selezione basata sui meriti, perché io credo che una forza politica come la nostra, nello stesso momento in cui vuol dare una speranza a questi ragazzi, debba avere anche la capacità di affrontare una delle questioni sulle quali non a caso ci si confronti in Europa tra famiglie politiche, ma la ragione per la quale in Italia questo confronto non c'è è forse perché non solo il PDL, ma da questo punto di vista anche la socialdemocrazia italiana è qualche passo indietro rispetto al livello culturale europeo. A cosa intendo riferirmi? Intendo riferirmi al fatto che non è sufficiente dire garantiamo pari opportunità nel punto di partenza e poi selezione per merito. Quella selezione per merito che, mi dispiace infierire, deve però essere nutrita da degli esempi.
se l'esempio che si dà ai ragazzi è altro, e non voglio dire nulla perché mi avete capito tutto, beh, diventa poi difficile animare i loro sogni. Ma al di là di questo, anche ammesso che ci sia una selezione autenticamente meritocratica basata su degli esempi, vogliamo andare un po' più a fondo e chiederci, ad esempio, ma chi merita davvero di più? Il ragazzo figlio di un pescatore del profondo sud che parte in un'ideale classifica da 2 e arriva a 4 e quindi fa più 2, o colui che venendo da una società più abbiente, da una famiglia più agiata, parte da 5 e va a più 6, quindi più 1. È più meritocratico colui che arriva a 6 in un'ideale scala di valori e di gerarchie sociali, o chi partendo da una posizione più bassa magari è ancora un gradino indietro rispetto al suo coetaneo che vive in una società più agiata, in una famiglia più ricca, ma è andata avanti di 2 gradini lungo quella scala? Se non diciamo anche queste cose ai ragazzi, penseranno che alla fine non ci si riesce mai a conquistare il futuro e a diventare protagonisti di se stessi. E questo significa, amici miei, anche poi delle politiche conseguenti, coerenti, non vi voglio annoiare, ho parlato fin troppo, fa testo quel che abbiamo scritto nel documento, ma dovrà essere tutto ciò e altro il lavoro quotidiano del partito di Futura Libertà da domani, in periferia, nel contatto con la società, nei gruppi parlamentari, un lavoro di elaborazione, un lavoro in qualche modo di superamento anche di pigrizie mentali e di vecchie regole. Lo voglio dire a qualche amico, senza alcuna ironia, che ha polemizzato in modo garbato con me, con noi, quando ha detto: ah, ma fate un partito, un partitino. No, 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 lo dico con rispetto, siamo amici a campi, non è così. Noi non rinunciamo affatto a quella che è stata la prima fase del comportamento, chiamiamolo così, anticonformista, no? Di tutti coloro che si ritrovavano in una rivista, in una fondazione, poi si sono ritrovati dopo l'anatema in un'associazione, oggi si ritrovano qui all'atto di nascita di un partito. Noi non rinunciamo affatto alla presunzione di mettere un po' di sale nella minestra, alla presunzione di avere una chiave di lettura dell'immediato futuro e di come vogliamo costruire la società. È profondamente sbagliato dire: se organizzate un movimento politico non riuscirete più a respirare a pieni polmoni. Noi vogliamo organizzare un movimento politico che erediterà inevitabilmente quell'enorme mare di delusi del PDL, che ogni giorno di più vedono che il PDL si occupa di tutto ciò che sta a cuore a Berlusconi e di nulla che stia a cuore per davvero agli italiani. E lo vogliamo fare cercando di aprire anche degli scenari nuovi. Di aprire anche degli scenari nuovi.